mi state portando? Si tratta di un errore. Ha detto che potevo tornare a casa. Adesso la tua casa è la prigione, lo Chateau d'If. No! 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 Monsieur! Fernando! Grazie al cielo! Sono stato arrestato per tradimento! Sono riuscito a fuggire per miracolo! Cosa? Quando eravamo all'Elba, Napoleone mi ha dato una lettera. Non te l'ho detto perché lui mi aveva fatto promettere di non farlo. Ha detto che era per un amico, ma quel bastardo ha mentito! Ha mentito! Era per uno dei suoi agenti! In qualche modo le autorità l'hanno scoperto! Non so che cosa fare! I gendarmi a cavallo mi stanno inseguendo! Aspetta, dobbiamo riflettere. Mi auguro di non averti compromesso. Speravo che tuo padre potesse aiutarmi. È a Parigi, molto malato. A che distanza sono i gendarmi? Minuti. Hai bisogno di soldi? Sì, grazie. Hai una pistola? Certo che no. Bene. Fernando, non ho tempo di scherzare. Ho visto Napoleone darti quella lettera. Allora sei stato tu? Non solo io, l'idea è stata di Danglar. Perché non sei venuto prima da me? Perché me l'hai tenuta segreta? Ti consideravo un amico. Ti ho detto che avevo dato la mia parola a Napoleone! Lui mi ha mentito! Lo so, Edmond. Ho letto la lettera. L'hai letta? Perché mi stai facendo questo? Oh. È complicato. Complicato. Che cosa credi di fare? Non cercare di fermarmi. Non ti lascerò andare, Edmond. Allontanati dalla finestra. Non costringermi a tagliarti la mano. Sei figlio di un plebeo! E non dovrei desiderare d'essere al tuo posto. Dove? Dove? È qui! Da questa parte! Aspetta! Ferma! Il ricordo di giorni migliori. Andiamo! Te l'avevo detto che non sarebbe stato sempre così, Edmond. Padre! Dov'è? Nello studio. Che cosa ha fatto stavolta? Adesso statemi a sentire, padre. Io sono il magistrato della città, un funzionario del nuovo regime, e non posso permettermi di avere un padre accusato di tradire il nostro re. Mio caro, in fondo, il tradimento è solo una questione di date. Quando l'imperatore ritornerà, io sarò il patriota e tu diventerai il traditore. Smettetela, vecchio rudere. Quei tempi sono finiti. Napoleone Bonaparte non è più imperatore di niente. E perseverando in questa follia rischiate di essere arrestato.
e di rovinare tutta la famiglia a causa delle vostre assurde simpatie. Io almeno ho delle simpatie. Santo cielo, padre. Valentina sta solo dicendo che siamo una famiglia e i nostri destini sono legati. Questo lo capite anche voi, no? Capire? Ah, io sono un vecchio rudere. Non capisco più bene come una volta. Vogliate scusarmi? Benvenuto, Monsieur Dantès. Sono Armand Orleac, il direttore dello Château d'If. Monsieur, so che l'avrete sentito tante volte, ma vi assicuro che sono innocente. Ah. È quello che dicono tutti, lo so, ma io lo sono sul serio. Innocente? Sì. Lo so. Ne sono persuaso. Vi prendete gioco di me? No, mio caro Dantès. Sono perfettamente consapevole della vostra innocenza. Altrimenti perché sareste qui? Se foste veramente colpevole, ci sono un centinaio di prigioni in Francia dove avrebbero potuto rinchiudervi. Ma lo Château d'If è il posto dove mettono quelli di cui si vergognano. Diamo un'occhiata ai vostri appartamenti. Dio mi renderà giustizia. I reclusi cercano sempre un motivo per continuare a vivere. Molti incidono sul muro dei calendari, ma presto perdono interesse. C'è anche una finestra. Muoiono e a me rimane solo una parete rovinata, temo. Così ho inventato un altro modo per aiutarli a non perdere il senso del tempo. A ogni anniversario del loro internamento li facciamo soffrire. Di solito li picchiamo. Ma a volte, il primo giorno che sono qui, come voi oggi, riservo loro un trattamento speciale. E se ora state pensando, perché proprio a me, mio Dio? La risposta è, Dio non ha a che fare con questo. E poi non è mai in Francia in questo periodo dell'anno. Dio c'entra sempre in tutto. Egli è dappertutto. Egli vede tutto. Credete? Allora facciamo un patto. Voi chiedete aiuto a Dio e io smetto appena lui si fa vivo. Cosa? È sbarcato a 100 miglia da qui. Marcia su Parigi. Presto, i miei fascicoli. E dite a quell'idiota dell'impiegato di trovare il libro mastro. Siamo qui per intercedere in favore di Edmond Dantès, monsieur. Non ora. Dantès? Non ci conosciamo, monsieur. Sono Fernando Mondego, figlio del conte Mondego. Vi assicuro che Edmond Dantès è innocente. Questi sono il suo armatore, Monsieur Morel, suo padre e la sua fidanzata, Mercedes. Edmond Dantès è accusato di alto tradimento. E voi lo difendete? Naturalmente. E se vi dicessi che Dantès è accusato anche di omicidio? Omicidio? Lui non farebbe mai una cosa simile. Dantès